Grazie, buon pomeriggio. Vi ringrazio di essere qui, ringrazio il Festival Filosofia di questo regalo che mi ha fatto invitandomi e dei regali che questo invito ha in qualche modo portato con sé, almeno tre regali. Uno è che questo invito a venire qui a parlare oggi del libro di Merleau-Ponty La natura è stato un elemento che ha decisamente e decisivamente propiziato la pubblicazione della nuova edizione di questo testo che mancava da parecchi anni negli scaffali delle librerie italiane e che anche e soprattutto grazie a questo invito è stato ripubblicato dall'editore Cortina, ma non soltanto ripubblicato, non si tratta solo di una ristampa, si tratta di una nuova edizione e vi racconterò tra un momento che cosa è successo. Gli altri due regali almeno che mi vengono da questo invito sono una, il fatto di poter parlare nella mia lingua, cosa che ormai mi succede, ahimè, piuttosto raramente. E il terzo, ma non l'ultimo, è che mi ha dato e mi sta dando la possibilità di rivedere delle facce amiche che non vedevo da molto tempo e che sono contento di poter guardare oggi di fronte a me ancora una volta. Devo dirvi che mi ha fatto uno strano effetto vedere nel programma del Festival Filosofia il libro di Merleau-Ponty La natura annoverato nel ciclo di conferenze intitolato La lezione dei classici. Mi ha fatto un certo effetto perché si è soliti considerare i classici come dei libri la cui identità, almeno dal punto di vista del testo, è un'identità ormai stabilita una volta per tutte. Non a caso si usa questo verbo, il verbo stabilire, quando si parla di certi testi che non sono stati portati a compimento dall'autore, si dice allora testo stabilito da qualcun altro. Ecco, i classici siamo soliti pensarli appunto come dei testi, dicevo, ormai stabiliti, ormai stabilizzati, ormai stabili, dall'identità stabile sia dal punto di vista delle parole che contengono, sia dal punto di vista del ruolo che occupano, della funzione che occupano all'interno di un panorama culturale. Da questo punto di vista vi dicevo che mi ha fatto un certo effetto vedere La nature annoverata fra i classici, innanzitutto per questo problema della stabilità del testo, che non è affatto scontata. Non è affatto scontata perché, come è stato accennato, i corsi di Merleau-Ponty sulla natura sono dei corsi che Merleau-Ponty tenne al Collège de France in tre annate, 56, 57, 57, 58 e 59, 60. Di cui esistevano Merleau-Ponty ancora vivo, tre paginette, una per ciascuno, di riassunti prodotti dall'autore stesso e niente di più. Nel 95 esce dalla casa editrice francese SEI questa edizione dei corsi. Che cosa era successo? Era successo che erano stati fortunosamente ritrovati gli appunti presi da
uditori di due di appunti dattiloscritti presi da uditori di due di questi tre corsi, quello del 56-57 e quello del 57-58. Allora, siccome questi appunti sono stati considerati particolarmente attendibili, la famiglia di Merleau-Ponty ha deciso di mettere a disposizione del curatore francese gli appunti del filosofo stesso, quindi manoscritti, non più dattiloscritti, del corso del 59-60. E in questo modo è uscita questa edizione francese, dicevo appunto nel 1995. Quella italiana è uscita subito a ruota, abbiamo potuto lavorare sulle bozze di quella francese senza nemmeno dover aspettare la pubblicazione effettiva e quindi il libro è uscito un anno dopo. Un libro che appunto era fatto con questo materiale abbastanza eterogeneo e quindi poco stabile, poco stabilito dal punto di vista del suo testo, ma in un'edizione italiana che giudico assolutamente adeguata e attendibile. Nel ricevere l'invito a venire al Festival Filosofia mi sono messo in contatto con l'editore per sollecitare una ristampa del volume e nel frattempo è successo un altro evento abbastanza fortuito, cioè sono venuto in possesso di uno di quei file che girano talvolta in rete, che si trovano in certi siti di scambio di files. Un file intitolato Merleau-Ponty, la nature errata. Ed è un file di 5 pagine dove ci sono tutta una serie di errori elencati con relativa correzione che qualcuno aveva approntato e aveva appunto messo in rete. Un mio allievo, come si dice, smanettone, è riuscito a risalire alla identità della persona che aveva prodotto questo file. E la persona che aveva stilato questo file abbiamo scoperto che era Dominique Seglar, cioè il curatore della edizione francese della Nature. La seconda scoperta che abbiamo fatto è che nel frattempo Dominique Seglar era scomparso. La terza cosa che abbiamo scoperto è che quel file stesso, che evidentemente Seglar aveva approntato perché voleva fare una seconda edizione del testo in francese, quel file è scomparso dalla rete, non lo abbiamo più trovato presente sul web. E quindi abbiamo potuto usare, contrattando con l'editore perché non voleva ovviamente che ci fossero troppe variazioni e quindi un eccessivo aumento di costi, abbiamo potuto inserire nel testo della nuova edizione una parte di correzioni che ci sono venute insperatamente da questo file di Seglar. Vi posso dire questo per concludere su questa storia esterna del libro. Con l'editore si era contrattato, facciamo una quarantina di correzioni, non di più.
E allora io ho estrapolato da queste 5 pagine le correzioni che riguardavano proprio delle sviste che il curatore aveva avuto nel trascrivere la calligrafia di Merleau-Ponty, quindi sviste che riguardano quasi esclusivamente l'ultimo dei tre corsi, quello di cui la famiglia Merleau-Ponty aveva messo a disposizione il manoscritto, ovviamente. Ho tirato, dicevo, ho estrapolato una quarantina di queste correzioni e poi sono andato a prendermi il testo che avevamo fatto nel 1996 per inserirle. E mi sono accorto, e questo è una nota che dico ovviamente con orgoglio, che delle 40 correzioni che Seglar aveva in mente di apportare alla seconda edizione della Natura e che io avevo trascelto, le prime 13 non avevano bisogno di essere introdotte nell'edizione italiana. Quindi le prime 13 di queste 40 nell'edizione italiana del 96 risultavano già corrette. Quindi si trattava fin dal 96 di un'edizione, si dice chi si loda si imbroda, va bene, allora imbrodiamoci, si trattava fin dal 96 di un'edizione migliore dell'edizione francese per un motivo molto semplice, che Seglar non era uno specialista di Merleau-Ponty, per cui non aveva potuto capire una serie di passaggi logici che riguardavano il ragionamento merleau-pontiano, e lì aveva fatto appunto, preso delle sviste. Quelle sviste lì, che riguardano i contenuti del testo merleau-pontiano e quindi che riguardano sostanzialmente i primi due corsi, erano sviste che già nell'edizione del 96 l'edizione italiana non aveva ripreso, mentre quelle che riguardano proprio la scrittura di Merleau-Ponty, la comprensione del modo di scrivere le parole del filosofo, sono appunto delle sviste che abbiamo potuto correggere. Alcune di queste erano diventate leggendarie o famigerate perché a un certo punto Merleau-Ponty sembrava parlare di isole che in realtà poi non esistono, allora abbiamo corretto le isole che non esistono, e insomma ancora una volta abbiamo nel 2011 una edizione di questo testo che non ha eguali, se mi permettete, e poi la smetterò con, di lodarmi, che non ha uguali altrove. Ecco. Questo per quanto riguarda la storia esterna del libro. Dunque vi dicevo, Merleau-Ponty muore nel 1961, esattamente 50 anni fa, e dal 56 era impegnato in questo ambizioso progetto di ripensamento della nozione di natura, intorno al quale aveva riunito tre cicli di lezioni, quelle del 56-57, dedicate in parte alla storia della filosofia della natura e in parte alla concezione della natura quale esiste, quale si poteva cogliere dalla fisica del XX secolo, quella successiva dedicata ai risultati della biologia del XX secolo e quella del 59-60 dedicata al passaggio, diciamo, dal biologico all'umano, quindi dal biologico al culturale, e appunto intitolata Natura e Logos, il corpo umano. Permettetemi di sottolineare
il momento nel quale Merleau-Ponty sceglie di fare un'operazione assolutamente controcorrente, come si direbbe in linguaggio filosofico più appropriato, una operazione assolutamente inattuale. Cioè siamo nel 1956, l'anno prima Merleau-Ponty aveva fatto uscire un libro sul problema della dialettica storica, Le avventure della dialettica, che è stato ricordato perché è stato ripubblicato da 2 anni dall'editrice Mimesis. Io ho sito l'introduzione, non sono il curatore è Davide Scarso. Quindi 55, libro sulla dialettica storica, libro sul problema del marxismo, un libro che anticipa con grande chiaroveggenza la caduta del muro di Berlino e di problemi che la sinistra europea avrebbe dovuto affrontare per rimanere sinistra in un mondo in cui il marxismo e il referente comunista sembravano essere implosi. Ecco, un anno dopo aver fatto un'operazione di questo genere, nel 1956, anno della rivoluzione ungherese, anno della destalinizzazione, quindi il grande tema che occupa la riflessione intellettuale e filosofica dei filosofi occidentali è ovviamente il tema della storia, il tema della dialettica storica, il tema dell'identità del comunismo, eccetera eccetera. Ecco, in una situazione di questo genere Merleau-Ponty fa un'operazione che suona assolutamente, dicevo, inattuale, che è quella di decidere che da quel momento in poi lui al Collège de France, non solo quell'anno, ma anche in quelli successivi, dedicherà i suoi corsi a ragionare intorno all'idea di natura. Un'operazione inattuale che, a mio parere, è un'operazione che oggi vediamo come estremamente lungimirante anch'essa, ma che secondo me è una delle ragioni per cui alla sua morte Merleau-Ponty nel 1961 verrà visto come, un filosofo che non aveva niente da dire intorno ai problemi dell'epoca, e quindi sconta una ventina d'anni di pesante silenzio intorno al proprio nome. E questo, a mio parere, si spiega appunto per scelte come quella che vi ho detto. In piena questione storica, decidere di riflettere invece programmaticamente intorno all'idea di natura. E allora perché Merleau-Ponty fa questo tipo di scelta? Ce lo spiega un testo che è stato pubblicato in francese nel 2008. Nel 2008 è uscito un inedito di Merleau-Ponty, è uscita anzi la parte introduttiva scritta da Merleau-Ponty di questo inedito. L'inedito è intitolato La nature ou le monde du silence, La natura o il mondo del silenzio. Al momento ne è stata pubblicata, vi dicevo, soltanto la parte introduttiva. Pare che si tratti di un testo piuttosto corposo, del quale esistono addirittura 4 stesure, quindi un testo che Merleau-Ponty aveva già lavorato e rielaborato molto. E nella parte introduttiva di questo testo Merleau-Ponty si chiede appunto: perché la natura? Perché cominciare con la natura? Ecco, il problema della scelta di parlare
della natura per Merleau-Ponty è un problema di inizio, cioè scegliere da che cosa cominciare. Scegliere da che cosa cominciare è sempre un problema decisivo, perché i primi passi in qualche modo orientano già quelli successivi, e quindi bisogna stare molto attenti a quali passi fare per primi. E questo è appunto il problema in virtù del quale Merleau-Ponty decide di scegliere di partire dalla natura. Vi leggo un brano di questa introduzione che Merleau-Ponty scrive a La natura e il mondo del silenzio. La natura non ci interessa dunque né per se stessa, né come principio universale di spiegazione, ma come indice di ciò che nelle cose resiste, e questo è il termine chiave, all'operazione della soggettività libera e come accesso concreto al problema ontologico. E questa è l'altra espressione chiave. Se si rifiutasse ogni senso filosofico all'idea di natura e si riflettesse direttamente sull'essere, si rischierebbe di porsi fin da subito al livello della correlazione soggetto-oggetto, che è elaborata e seconda, e di mancare una componente essenziale dell'essere, l'essere grezzo selvaggio che non è ancora stato convertito in oggetto di visione o di scelta, è questo che noi vorremmo ritrovare. Allora, perché vi ho detto uno dei termini chiave è resiste e l'altro è accesso concreto al problema ontologico, e direi che il terzo passaggio decisivo di questa frase è quando Merleau-Ponty dice si rischierebbe di situarsi fin da subito a livello della correlazione soggetto-oggetto. Vi ho detto questo perché, vi dicevo, siamo a metà degli anni 50, la discussione riguarda la storia, riguarda la dialettica, riguarda la possibilità di una rivoluzione marxista. Sono cose molto difficili da cogliere nel loro senso più profondo per chi non abbia vissuto quantomeno di riflesso una stagione nella quale la politica poteva sembrare la leva di trasformazione della storia. Ma se pensate proprio a questo, se pensate al fatto di credere che la politica potesse essere leva di trasformazione della storia, oggi noi ci troviamo in una situazione nella quale il nostro problema è quello di trasformare la politica, perché così la politica è indecente. Siamo d'accordo. Allora si pensava invece che la politica fosse una leva di trasformazione e di liberazione dell'umanità. Ma questo cosa voleva dire? Voleva dire credere ad una possibilità soggettiva, ad una libertà del soggetto di elaborare la leva giusta con la quale poter appunto trasformare il mondo, per dirla con la undicesima tesi su Feuerbach di Marx. Allora che cosa stava alla base di una simile idea? C'era evidentemente l'idea di una libertà soggettiva, che certo doveva fare i conti con la dialettica storica, con tutta una serie di ostacoli
che si venivano a proporre davanti a lei, ma che comunque aveva la speranza di attuare una trasformazione. Ecco, Merleau-Ponty ritiene che mettersi su quel piano lì, cominciare, vi dicevo, il problema era quello del cominciamento, no? Dell'inizio, dei primi passi da compiere. Cominciare da lì, cominciare a riflettere partendo dalla storia, come l'attualità politica del tempo invitava a fare, avrebbe significato già accettare dei presupposti che invece non dovevano essere accettati come tali, ma dovevano essere messi in discussione prendendo un altro inizio, un inizio in cui non fosse già scontato che ci fosse un soggetto nella storia che avesse di fronte a sé degli oggetti che fungevano da ostacoli, ma che in qualche modo in questo fronteggiarli potesse bene o male prima o poi scavalcarli. L'idea è: c'è una resistenza, questo era l'altro termine chiave, c'è una resistenza, c'è qualche cosa che resiste di molto più profondo che non gli ostacoli storici che si possono contrapporre alla libertà del soggetto. E allora, se dobbiamo davvero affrontare il problema con radicalità, non è a livello di storia che dobbiamo entrare nel problema, non è al livello di soggetto e oggetto che dobbiamo entrare nel problema. Dobbiamo entrare nel problema ad un livello più profondo, ad un livello in cui ancora la distinzione soggetto-oggetto, per esempio, non esiste, perché non la possiamo continuare a dare per presupposta. Questo livello più profondo per Merleau-Ponty è il livello della natura. Perché la natura? Perché cominciare da lì? La risposta è in questo: per evitare il più possibile di dare per presupposte una serie di opzioni che poi finirebbero per rendere la nostra riflessione non abbastanza radicale. Ma la nostra riflessione su che cosa? Allora, qui avete sentito Merleau-Ponty dire un'altra cosa importante. Lui dice: a noi la natura non interessa per se stessa, interessa in quanto indice di un problema ontologico. E questo è l'altro punto molto importante sul quale bisogna innanzitutto soffermarsi. Merleau-Ponty voleva fare appunto voleva attuare un ripensamento radicale in quella fase della sua vita. Un ripensamento radicale della condizione dell'uomo occidentale. E ripensamento radicale della condizione dell'uomo occidentale, cosa vuol dire in altre parole? Vuol dire questo: in Occidente siamo entrati in una fase storica nella quale i rapporti degli uomini e delle donne con loro stessi, con gli altri, con le cose e con il mondo, questa serie di rapporti, questo nodo di rapporti con se stessi, con gli altri, con le cose e col mondo, è questo nodo di rapporti che noi chiamiamo essere,
questa parola con la E maiuscola che sembra essere tanto sfuggente nel vocabolario della filosofia, significa quello che vi ho detto. L'essere è questo nodo di rapporti, tutti insieme. Ecco, questo nodo di rapporti, secondo Merleau-Ponty, nella fase in cui lui comincia a riflettere sulla natura, sta vivendo una fase di trasformazione. Detto in altre parole, il rapporto degli uomini con se stessi, con gli altri, con le cose e col mondo sta cambiando. Merleau-Ponty parla di questo in termini di mutazione ontologica. A suo avviso, nel periodo in cui lui scrive e riflette sulla natura, ma anche sulla pittura, sul cinema, sulla letteratura, negli ultimissimi corsi che dà al Collège de France prima di morire, quindi nel 61, vede tutta una serie di segnali di questo mutamento, di questa mutazione, lui la chiama, dei nostri rapporti con l'essere. Vuol dire che appunto il nostro rapporto con noi stessi, con gli altri, con le cose, col mondo, vi dicevo, sta cambiando. Il motivo principale per cui a Merleau-Ponty interessa concentrarsi sulla nozione di natura è legato proprio a questa mutazione dei nostri rapporti con l'essere. Ossia, Merleau-Ponty ritiene che le scienze del XX secolo stiano mostrando che il vecchio modo di vivere il rapporto con l'essere non tiene più, non è più sostenibile. Le scienze del XX secolo in qualche modo quindi testimoniano di questa mutazione ontologica. Qual era il modo tradizionale, il modo caratteristico della modernità di concepire la natura? La natura come grande oggetto. La natura come grande oggetto dalla quale il soggetto, essendo una sostanza pensante, rimane separato, e rimanendone separato le può stare di fronte, la può contornare, la può esplorare, la può conoscere, la può possedere. Il soggetto umano conosce e possiede l'oggetto natura dal quale è separato. Questa è all'ingrosso la concezione tradizionale della natura di eredità cartesiana. Ebbene, lui, secondo Merleau-Ponty, le scienze del Novecento disconfermano questa caratterizzazione della natura come grande oggetto, negano questa caratterizzazione della natura. E in questo senso le scienze del Novecento, da un lato, contribuiscono indirettamente a mostrare la necessità di una mutazione ontologica, e dall'altro avviano questa stessa mutazione ontologica in un modo che deve essere perseguito e sviluppato dalla filosofia attraverso
delle formulazioni che siano all'altezza di questa novità. La stessa mutazione ontologica, cioè la stessa mutazione del nostro rapporto con l'essere, peraltro Merleau-Ponty qualche anno dopo, nel 61, quando pubblica il suo ultimo articolo prima di morire, un articolo sulla filosofia della pittura moderna, la stessa mutazione ontologica Merleau-Ponty la vede all'opera anche nella pittura moderna. In fondo la pittura moderna è una pittura nella quale non abbiamo più uno spettatore che possa chiamarsi fuori dallo spettacolo. Pensate al poliprospettivismo cubista, no? Il poliprospettivismo cubista è quel modo di dipingere le cose per come se io le vedessi contemporaneamente da più punti di vista. E allora Picasso fa le donne con il naso attaccato ad una tempia. Ma questo cosa vuol dire? Vuol dire che lo spettatore non può dirsi separato dallo spettacolo, esterno allo spettacolo. Lo spettacolo non è più qualche cosa fuori di lui e di fronte a lui che lui possa esplorare come affacciandosi a una finestra, secondo la concezione della pittura albertiana affermatasi poi in tutta Europa a partire dal 400 italiano. Ma questo vale anche per le scoperte della biologia. Lo scienziato che mette l'occhio sul microscopio non può dirsi fuori dallo spettacolo, non può pretendere che il suo occhio sia un occhio neutrale, un occhio che non condizioni lo spettacolo che quell'occhio vede. E allora vedete, la stessa esigenza di mutazione ontologica viene intravista da Merleau-Ponty tanto nella natura quanto appunto nella pittura. Si tratta di descrivere, in altri termini, si tratta di descrivere in modo nuovo i nostri rapporti con noi stessi, con gli altri, con le cose e col mondo, perché quella descrizione che da Cartesio in poi era stata presa per buona e che va sotto il nome di soggetto-oggetto, sotto il nome del binomio soggetto-oggetto, questa descrizione non funziona più. Non ci sono più soggetti che possano pretendere di fronteggiare uno spettacolo che si chiami oggetto. Vi ricordo che oggetto letteralmente significa objectum, cioè posto di fronte. Questa relazione di fronteggiamento è una relazione che non si dà, che la nostra epoca ha in qualche modo sconfessato. E la pittura, le scienze naturali, la letteratura, il cinema ci danno delle spie. Da un lato di questo sconfessamento di quelle categorie e dall'altro di come debba essere ripensato il nostro rapporto col mondo. Ma rispetto a queste spie, a queste indicazioni che ci vengono dalle scienze della natura, dalla pittura, dalla letteratura o dal cinema, ritiene Merleau-Ponty che la filosofia sia in ritardo. Ossia, Merleau-Ponty ritiene che la filosofia ancora non abbia trovato la postura, la posizione, il modo in cui mettersi per pensare il nostro rapporto col mondo in termini che siano diversi
dai termini del soggetto e dell'oggetto, e quindi non abbia ancora trovato le parole per dire questo rapporto col mondo che si sta dando ormai in un modo differente da quello che andava sotto il nome di soggetto e di oggetto. Ed ecco allora le prime fulminanti parole che Merleau-Ponty utilizza nell'introduzione ai suoi corsi sulla natura, che sono queste: la natura è un oggetto enigmatico, un oggetto che non è del tutto oggetto, essa non è completamente dinanzi a noi, è il nostro suolo, non ciò che è dinanzi, ma ciò che ci sostiene. E qui vedete appunto, in queste poche parole, messa in discussione proprio quella immagine del nostro rapporto col mondo che passa attraverso il paradigma del soggetto, dell'oggetto e del loro fronteggiamento. La natura non è questo, è un oggetto enigmatico proprio perché non è del tutto un oggetto, è un oggetto che sfugge alla definizione stessa di oggetto e che quindi va ripensata a partire da queste novità ontologiche che ci vengono suggerite, vi dicevo, dalle scienze del XX secolo, tanto quanto dalla pittura, dalla filosofia, dalla letteratura e dal cinema. Un esempio è dato, un esempio tra quelli cruciali che Merleau-Ponty prende in considerazione nel secondo dei corsi sulla natura, quello dedicato alla biologia, è dato dalla riflessione teorica del biologo svizzero vissuto a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, Jacob von Uexküll, che è stato il fondatore di quella che si chiama la biologia teoretica e anche il padre della moderna etologia, è stato il maestro di Konrad Lorenz, è considerato anche uno dei fondatori della ecologia. Merleau-Ponty in queste note del corso dedicato alla biologia riflette a lungo sul contributo di von Uexküll e in particolare riflette su una frase che è significativa per lui, ma che vorrei lo fosse anche per noi. Von Uexküll lavora intorno al rapporto tra l'animale e il suo ambiente e elabora questa nozione di Umwelt, che appunto è parola tedesca che si è soliti tradurre con mondo ambiente o mondo circostante, spiegando che ogni animale ha il suo ambiente, quindi che non c'è un ambiente unico, ma esistono tanti ambienti come tante, diciamo, bolle di sapone, in ognuna delle quali un certo animale si ritaglia un rapporto col mondo circostante che è significativo per lui e non necessariamente per gli altri animali, anche se ben inteso poi queste bolle di sapone possono intersecarsi, eccetera. Ebbene, per il problema di von Uexküll è quello di come caratterizzare questo.
rapporto col mondo, il dispiegarsi di questo rapporto con l'ambiente. E per cercare di evitare gli opposti trabocchetti che sono il causalismo da una parte e il finalismo dall'altro, ossia da una parte l'idea che la natura funziona in base a rapporti di causa-effetto, meccanicisticamente, e dall'altra l'idea che nella natura esista un principio o una forza vitale che la fa andare in quella direzione, per evitare l'uno e l'altro, in quanto sono in fondo a ben guardare due modi di pensare contrapposti ma speculari, che si fondano entrambi sull'idea che c'è qualche cosa prima che provoca qualche cosa che c'è dopo, che sia la causa che provoca l'effetto, che sia il mezzo che consente al fine di affermarsi, c'è sempre un prima che provoca un dopo da tutte e due le parti. Allora, per evitare entrambe queste cose, von Uexküll scrive che il dispiegarsi di una Umwelt, il dispiegarsi del rapporto con l'ambiente da parte di un animale, è una melodia, una melodia che si canta da sé. Ecco, Merleau-Ponty riprende questa espressione e ragiona intorno alle implicazioni di questa metafora. Ragiona sulle implicazioni di questa metafora e a un certo punto ha un'intuizione piuttosto geniale, che è quella di mettere in correlazione questa nozione di melodia con una pagina della Ricerca del tempo perduto di Proust, nella quale Proust spiega che per il protagonista del primo volume della Recherche le idee musicali che poteva le musiche che poteva ascoltare erano dotate di un'idea che però era inseparabile dai suoni. Una certa musica incarnava per lui l'idea di un amore che aveva vissuto nel passato, e quella musica e quell'idea di amore era inseparabile dall'ascolto di quella musica. E allora Merleau-Ponty vede una convergenza tra questa idea di melodia che trova in von Uexküll e questa concezione della musica come una struttura armonica che io non posso cogliere se non attraverso i suoi suoni. E mettendo insieme questi due elementi, sottolinea appunto come l'idea di von Uexküll sia un'idea di natura che non implica affatto il sistema prima dopo, una causa che produce un effetto, un fine, un mezzo che produce un fine. In ogni caso l'idea sarebbe quella di una temporalità, vi dicevo, prima dopo, cioè una temporalità che va sempre e solo in una direzione. L'idea che Merleau-Ponty riprende da von Uexküll è l'idea invece che ci sia, proprio come in una melodia, un
rimandarsi reciproco dell'inizio e della fine. Per cui l'inizio già prefigura la fine e la fine in qualche modo già e la fine in qualche modo rinvia all'inizio. Ma allora voi capite che in questo senso non c'è propriamente un inizio e non c'è propriamente una fine. Voi capite che il tempo non va più soltanto nella direzione del prima che precede il dopo, perché appunto il dopo in qualche modo retroagisce sul prima. Ecco, questa è un'idea decisiva che Merleau-Ponty riprende da von Hoeckel e che gli consente di proporre appunto una concezione della natura come oggetto che non è più propriamente un oggetto, perché la natura è piuttosto questo andirivieni, quella che noi chiamiamo la natura come se fosse un concetto che possiamo definire, ossia che possiamo delimitare, ossia che possiamo dire va da qui a qui, delimitare significa questo, no? Ecco, la natura perde questi contorni delimitabili, perde quindi questi contorni di oggetto e diventa piuttosto un fra tra le variazioni che la compongono, ma non un fra statico, ma appunto come nel caso della andirivieni fra il soggetto e l'oggetto, la natura diventa questo andirivieni che si viene a disegnare fra gli elementi che la compongono. Due ultime considerazioni volevo proporvi ancora. La prima è che qui non abbiamo soltanto una concezione della natura, abbiamo una diversa, abbiamo gli elementi per descrivere un diverso rapporto col mondo. Io ho cercato di svilupparli in un libricino che ho pubblicato da poco e che parte proprio da questa metafora, così come viene ripresa da un altro grande pensatore tedesco, Erwin Strauss, il quale scrive così: in musica si fa precedere il tema e poi seguono le variazioni. Questa è la nostra tradizionale concezione della specie, per esempio della specie naturale. Esiste la specie e le sue variazioni sarebbero appunto gli individui che compongono quella specie. Variazioni di un tema. Noi però, scrive Erwin Strauss, non ci troviamo in una condizione così fortunata. Non possiamo esprimere il tema in se stesso in modo immediato, lo possiamo rappresentare solo per mezzo delle variazioni. Attraverso di esse bisogna indovinare il tema. È esattamente così che ci comportiamo quando indaghiamo lo stile di un'epoca storica. Comprendiamo le forme di vita di un periodo, del Rinascimento, del Barocco, come variazioni di un tema. Il fatto che esse siano variazioni di uno stesso tema, espressioni di un atteggiamento fondamentale che l'uomo assume nei confronti del mondo, conferisce loro, nonostante le loro incomparabili differenze materiali, l'unità di uno stile. Ma possiamo esprimere il tema stesso sempre solo in modo inadeguato. Abbiamo davanti agli occhi la molteplicità delle forme di apparizione del tema
che tuttavia cogliamo come molteplicità di un'unità e non come ripetizioni di una sola medesima cosa. Allora, non possiamo più concepire, questo è il senso, nessuna identità come un'identità preliminarmente data. Nemmeno la specie animale può essere più concepita come un'identità preliminarmente data. La specie è un tema che si presenta solo in quanto è costituito dalle sue variazioni, quelle variazioni che sono le individualità animali. E questo è un elemento di pensiero che, vi dicevo, non vale soltanto per quanto riguarda la natura, ma più in generale fornisce una diversa lettura del mondo. Per dirla con un altro pensatore francese della seconda metà del Novecento, Gilles Deleuze, ci sono due modi di leggere il mondo. Uno secondo il quale soltanto ciò che somiglia differisce, e l'altro secondo cui soltanto le differenze si somigliano. Si tratta di due letture del mondo nella misura in cui l'una ci invita a pensare la differenza a partire da una similitudine o da una identità preliminari, l'identità della specie animale, per rimanere all'esempio della natura, mentre l'altra, al contrario, ci invita a pensare la similitudine o anche l'identità come prodotto di una disparità di fondo. Ecco, è in questa direzione che Merleau-Ponty vede muoversi il pensiero sulla natura delle scienze del XX secolo e vede un'esigenza di formulazione filosofica di un nuovo rapporto col mondo che richiede, vi dicevo prima, nuove parole per essere detto. E non è un caso che von Hülschkühl si rifaccia alla metafora della melodia. Non è un caso che Merleau-Ponty cerchi in Proust le parole per dire questo rapporto col mondo in filosofia, perché appunto la filosofia sconta questo ritardo, per cui resta ancora attaccata a certi miti come il mito del concetto, inteso nel senso di definizione che astrae dal nostro fronteggiarci con l'oggetto una certa universalità. Ecco, questo nella condizione attuale non si può più dare, non siamo più in grado di darlo, verrebbe da dire grazie al cielo. C'è un ritardo della filosofia che ha bisogno di nuove parole e di nuovi modi di pensare il nostro rapporto col mondo, e quindi è in questa direzione che a mio parere si deve muovere quella che io ho chiamato da qualche parte una filosofia da fare. Vi ringrazio.